nessuna speranza per la navicella amministrativa napoletana. È stata centrata in pieno da un decreto presidenziale. Gravi le accuse, peculato e abuso di potere. Ghiotto argomento di discussioni per la teatrale eloquenza napoletana. I fedelissimi del comandante giurano aspra vendetta elettorale. Tutto però si riduce a roventi frasi. La città resta calma. Lauro vorrebbe parlare al popolo. Per motivi di ordine pubblico il comizio viene vietato. L'infaticabile armatore tiene il suo discorso a Maddaloni. Ospitiamo democraticamente, in sintesi, la tesi del comandante. Lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Napoli, che in sole 5 anni di duro ed aspro lavoro ha trasformato il volto e l'anima della città, tanto da ottenere dai suoi cittadini la maggioranza assoluta dei suffragi, è la prova che oggi si cerca di colpire una forza la quale può contendere il passo al partito dominante. Noi siamo sicuri che i napoletani, come gli italiani tutti, sapranno trarre le logiche conseguenze da quanto è accaduto, reagendo a questo sopruso e vietando così che l'Italia instauri un regime che conculchi la libertà e la democrazia, a tutto e solo vantaggio delle forze del disordine. Con fulmine azione, da Maddaloni Lauro si porta sul campo del Napoli. Altra amarezza. La squadra Orgoglio Cittadino non supera la modesta Atalanta. Intanto il commissario straordinario Alfredo Correra si è già insediato. Queste le sue dichiarazioni. Pur non potendo ancora tracciare un programma di lavoro senza che un severo e approfondito esame dei problemi e delle necessità di questa civica azienda sia da me compiuto, posso però affermare che tutte le mie energie e le mie possibilità sono fin d'ora impegnate al servizio della popolazione napoletana, alla quale si rivolge in questo momento tutta la mia più appassionata simpatia. Il comune di Napoli presenta ufficialmente un deficit di 33 miliardi, cioè 33 mila milioni, una cifra enorme. Purtroppo con i comizi non si fanno quadrare i bilanci. Occorre fare qualcosa, e qualcosa di serio per Napoli.